Qui è ora un docufilm realizzato con il contributo di Regione Lombardia, dagli oratori delle diocesi lombarde, un docufilm che racconta alcune esperienze di oratorio, tra l'altro anche le nostre mantovane. È un docufilm che è stato presentato anche al Festival del Cinema di Roma, una testimonianza interessante dell'attività dei nostri oratori. L'ingegneria aerospaziale mi appassionava molto, mi piaceva molto lo studio della fisica, della matematica, dell'aerodinamica, della storia dell'uomo che costruisce macchine per volare, per fare una cosa che non può fare. Per quanto abbia vissuto con passione l'università, mi ha sempre accompagnato un certo senso di inquietudine o di incompletezza, quasi che mancasse qualcosa. In qualche modo quelle domande che avevo dentro hanno iniziato a risuonare prepotentemente. Un po' come quando si torna a casa dalla discoteca e le orecchie che sono state bombardate dal rumore, dal suono, nel silenzio rimbombano. Il Signore mi stava chiedendo di donare la mia vita e donarla agli altri. Però gli interisti non mangiano, eh! Prima i bambini e poi i genitori! Io prendo un macaroni! Alla faccia! Tu delle pizze hai preso! Buona quella pasta? L'oratorio è condivisione, è scegliere di condividere con altri non solo il mio tempo, ma ancora più profondamente chi io sono. Vai, vai, ce l'abbiamo fatta. Il topo mangia il gatto. È giusto. Il topo mangia il gatto, ma com'è possibile? Oh, in Senegal la mia vita era tranquilla, normale. Venire in Europa non faceva parte dei miei piani. Solo che i miei genitori hanno parlato, ho visto che cambiando aria mi farebbe bene. L'unica cosa che non avevo, la persona che mi ospitava. Sono entrato lì, non sapendo neanche la strada.
l'elatorio. Ho camminato. Per me la cosa più bella è San Faustino, che non c'è, tu sei di questo colore, non giochi con me, o tu non parli italiano, non giochi con me. Chi entra lì è con tutti, parla con tutti, gioca con tutti, comunica con tutti. È la prima persona che ho parlato, perché anche lei parla francese un po'. Mi ha salutato, ha parlato un po' con me, per la parola che mi ha detto sei benvenuto. Mi ha detto solo quello e poi è andata via. Leggi. Sai cos'è la terra? Sì. Ok, sì. Ok, bravo. Noi siamo degli educatori, laici che hanno la possibilità di esprimere la loro attenzione verso l'altro all'interno di una comunità cristiana che esprime così l'amore e il rispetto per chiunque si incontri. Oratorio San Faustino, buongiorno. Piano piano, conoscendolo bene, poi adesso è come una mamma. Tutte le volte mi tira le orecchie gli oratori, che lei parla con me apertamente, come madre e figli. Quando l'ascolto, lo ascolto profondamente. Sì. Tu vai con Amadou alle Manzoni, io sto qua, Cinelli sta qua, e dopo prepari le cose, fai allenamento, ok? Chi c'è c'è, ok? Chi c'è c'è, chi non c'è. Non c'è. Così. Ogni volta che entro all'oratorio sono felice, sono contento perché so che devo andare a fare una cosa che non sapevo che ce l'avevo dentro di me. I capelli! I capelli! Zero, tagliato a zero! Ma lo so anch'io, provato! Chi è che ce l'ha? Pietro, lo fai tu? Ok! Dai, mettiti giù! Vai! Dai Pietro, vieni qua a fare Raymond. Sono giganteschi, non le apri. Non le apre! Il centro di aggregazione giovanile si trova all'interno del quartiere del Carmine, che è un quartiere che storicamente è stato il luogo d'approdo di tutte quelle persone che cercavano lavoro, fortuna, nuova sorte, nuova vita, fin dal Medioevo. E tu sostieni la colonna? Va bene, tieni sulla colonna. No, lui aspetta per andare sul comunità, non c'è nessuno. Manca troppo gli incontri. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Vestito per me ha un significato, nel senso che la stessa divisa dovrebbe ricordare che non c'è soltanto la terra, la materia, quel che si vede, ma c'è anche l'aldilà, c'è anche l'invisibile, c'è anche il trascendente a cui più nessuno oggi pensa. Yeah.
Dai però. È mia cugina. Ah, vabbè. Ma è mai successo nel calcio che un giocatore si è dimenticato lo zaino per cambiarsi a casa? Sì, come me, anche in Nizza. No, nel vero calcio mondiale. Non lo so, quello non saprei. Icardi, come sempre, l'ultimo a uscire. Adesso andate fuori a correre, ok, Michi? State attaccati, correte senza fare sgambetti. C'era un momento che sentivo che non davo 100% per l'oratorio. Mi sentivo proprio male, mi sentivo triste. Anche chiesto maschile missioni. Non è giusto che entro lì con la rabbia, perché non ha senso. Poi ho visto cose che non mi è mai successo lì con loro in campo. Perché quando dico, ragazzi, che adesso corriamo, prima di toccare la palla, correvano, chiacchieravamo, c'erano scherzi. Poi, punto in bianco, vedi che quando corriamo tutto è silenzio. Tutto è silenzio, testa bassa, e correvano. Fanno tanta tanta pena, perché dalla società ricevono appunto questo messaggio che per contare devo avere qualcosa conto, se ho quelle scarpe lì, se ho quei jeans lì, se ho questo cappellino, eccetera eccetera, no? Mentre non c'è nessuno che dice ai ragazzi: tu devi essere te stesso, la tua vera ricchezza ce l'hai dentro, il Signore ti vuole bene anche se sei pieno di difetti, anche se sbagli, anche se non lo pensi, anche se tu sei lontano da Lui, Lui ti vuole bene lo stesso, no? Per me questa è una forza e cerco di trasmetterla anche ai ragazzi. Io sono felice di essere qua con voi oggi. Voi siete felici? Sì. Federico mica tanto. Secondo me felicità è essere insieme a persone che vedono chi sei davvero. Cioè, perché essere con persone che ti vedono per quello che sei fuori non porterà mai alla felicità. Io sono felice soprattutto quando ho un obiettivo e riesco a portarlo a termine come voglio io, serenamente, e appunto rendendo felice anche le persone che mi stanno accanto. Quando vedi qualcuno a cui vuoi bene, felice. Cioè, questa secondo me è la prima cosa. Quindi direi che la felicità tua è anche la felicità di chi ti sta intorno e ti vuole bene. Ok? Io non so definire bene cos'è per me la felicità, perché secondo me non è una cosa sola, cioè è un insieme di tante cose. E dentro ci sarà sempre l'amore. E quindi anche altre persone, sentirsi amare, cioè amati, e amare gli altri, cioè fa parte della felicità. La puoi trovare, secondo me, più che altro circondandoti di persone che sanno veramente chi sei, sanno veramente ciò che provi, sanno veramente tutto ciò di te, e ti apprezzano così, senza giudicarti, oppure giudicandoti per il tuo bene, però. Allora, voi avete detto delle cose bellissime, no? Quindi sempre per me la felicità è quando vedo un'altra persona felice. Ed è vero, perché noi siamo veramente felici quando vediamo un'altra persona star bene. Ma voi mi dite che quando fate una cosa per voi stessi non siete felici? Se dici felicità, a me vengono in mente prima gli altri. Poi però se mi dici anche me stessa, sì, anche me stessa. Ma il colore lo state scegliendo a caso o è in base al colore che è data la felicità? Secondo me felicità è anche diversità,
perché alla fine qua siamo tutti diversi e dobbiamo imparare ad essere felici tra la nostra diversità, che è rappresentata dai colori. Cioè tu guardi i colori, no? Sono messi in un modo che stanno bene insieme. Cioè non c'è tipo un accumulo di colori tutti uguali in un angolo. E questa cosa è bellissima, perché io quando scrivo penso agli altri che hanno scritto con altri colori intorno a me e capisco dove io posso mettermi per poter non andare a disturbare, per poter star bene, per essere armonioso nella comunità. Un'altra volta. Ci sono dei momenti nei quali ti accorgi veramente che c'è una presenza. Non entri in maniera prepotente nella vita, però hai la sensazione che non sei solo, c'è qualcuno che ti sta afferrando in quel momento. Basta che anche tu abbia a tendere la tua mano e sicuramente ti aiuta, ecco. L'oratorio non è semplicemente un luogo, è semplicemente un cortile, però è anche questo. L'oratorio non è semplicemente una casa, perché ognuno poi la sera torna a casa sua, però è anche casa. Mi muovete! Dai, metti tu! Venga! L'oratorio serve a uscire dall'oratorio. Venga! Fallisce nella misura in cui trattiene. Diventa invece un'occasione di crescita nella misura in cui aiuta il ragazzo a entrare nella vita e chiedersi in questa vita che cosa c'entra Dio. Sono tranquillo. Piace molto a San Faustino il mio lavoro qua, anche lo piace molto. Stare con i bambini, giocare con i bambini, siamo tutti insieme, niente di separazione, io lo piace così. È la cosa migliore, tutti stiamo insieme, africano, pakistano, americano, italiano, tutti sono uguali, è la stessa cosa. Quello che ha detto il Gesù, anche il nostro profeta Muhammad, se lo facciamo dobbiamo avere pace. Il Signore costruisce, non è presto né tardi. Lui ogni giorno costruisce su di me. Lo devi sentire dentro. E forse manca solo quello per poter decidere cosa fare della propria vita.